Questo video nasce a completamento dell'esperienza del laboratorio didattico e epigrafico per provare a rispondere a questa domanda: perché riprodurre in gesso un'epigrafe da poco scoperta? E allora, innanzitutto, cominciamo a vedere la riproduzione, che come si vedrà non è perfetta o come ovvio, ma consente a chi la fa di concentrarsi e di incuriosirsi particolarmente su quello che è l'oggetto. E qui partiamo dalla prima domanda: che cos'è questo oggetto che è stato ritrovato? E le risposte sono possibili grazie alla pubblicazione, come sempre, e in questo caso una pubblicazione doppia da parte del professor Gregori della Sapienza e della dottoressa Rustico della Soprintendenza Speciale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, che hanno collaborato nell'elaborazione sia della ricerca stessa sia della sua presentazione. E qui si vede che proprio a quattro mani hanno presentato l'iscrizione. Naturalmente l'iscrizione è molto più grande della riproduzione in gesso, che è di dimensioni ridotte per ovvi motivi. E queste, ecco, sono le foto. E allora partiamo dal dove. Dove è stata ritrovata questa epigrafe? In uno dei luoghi più famosi di Roma, famoso appunto spesso per le rose da un punto di vista turistico, il famoso Roseto comunale, la cui fioritura attira tanto turismo e attira tanto interesse da un punto di vista botanico e da un punto di vista anche semplicemente estetico. Ecco, allora diamo un'occhiata, proprio partendo dal Circo Massimo e dall'area vicina del Roseto comunale, alla conformazione dell'Aventino, che è stato un colle, è uno dei sette colli, il più meridionale dei sette colli della Roma antica, e che è stato sicuramente abitato in modi vari durante le varie epoche, anche le varie epoche romane. Prima era un colle più periferico, poi era diventato un colle particolarmente residenziale ed è tornato un secolo fa a essere un colle residenziale, in particolar modo con alcune zone dedicate a personaggi particolari. Qui stiamo avvicinandoci alla zona che ci interessa e che viene spiegata e che è oggetto di studio anche proprio di questo articolo, che spiega come a un certo punto sia stata realizzata una urbanizzazione particolare, un villaggio dei giornalisti, che poi le varie ville, ecco, questa cooperativa Villaggio dei Giornalisti ha costruito questi villini unifamiliari nell'area indicata all'interno di questo grande cerchio giallo, e sono segnati più o meno i confini di queste vie, costituite tutte da villini unifamiliari. In uno di questi villini, che era stato destinato a un giornalista piuttosto famoso, all'avvocato Tedaldi, che è stato giornalista al Piccolo di Trieste e poi collaboratore all'estero di varie testate europee, all'interno di questa proprietà è stata trovata l'epigrafe. È stata trovata l'anno scorso, a novembre del 19 è stato pubblicato. Che significa? È di lettura piuttosto facile. Gneo Nerio Gnei Filio Crispo, patrono, quindi Agneo Nerio Crispo, figlio di Gneo, patrono, e i dedicanti, la dedicante è una provincia intera, Hispania Citerior. Dunque, vediamo un attimo chi era costui. Nota domanda manzoniana. Nerio Crispo,
In realtà questi due nomi aiutano entrambi, perché sia di neri come gentilizio, sia di crispy, ce ne sono veramente pochi. Allora, potrebbe effettivamente essere un discendente di uno neo-nerio che è stato anche questore, un personaggio di cui parla Cicerone nel primo secolo avanti Cristo, e dovrebbe essere un figlio o al massimo un nipote. Il vantaggio è che poi ha anche un cognomen importantissimo, nel senso che è molto raro, e sempre nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo conosciamo due Crispi, uno dei quali è niente meno che Gaio Sallustio Crispo, il noto storico. Quindi è possibile che il nostro personaggio sia discendente sia di quel Nerio di origine campana, sia di anche forse di Sallustio o comunque della famiglia dei Crispi. Per comprendere bene l'importanza di quel titolo Patronus, patrono, vediamo ora in rapido ingrandimento le immagini di un'altra epigrafe che riporta il titolo di Patronus, che è di un po' precedente, ma che è un modello che evidentemente era presente, perché vedremo che proprio la scritta Patronus, anzi patrono, è quasi sovrapponibile. Queste sono dediche delle statue di 8 comunità bitiniche al proconsole Rufus, che era loro patrono, e sempre in ambito privato, quindi hanno l'analogia con la nostra epigrafe di essere destinate a una situazione privata. Come abbiamo visto, qui stiamo ingrandendo sempre di più, e a questo punto vediamo come la scritta patrono sia quasi perfettamente analoga e sovrapponibile a quella della nostra epigrafe. Esistono poi altri modelli, da un certo punto di vista i più vicini al nostro, come quello delle dediche, di varie dediche, di alcune comunità proprio della Hispania, i Carietes o gli Ercavicenses o altri, a un loro patrono, Lucio Elio Lamia. Questo è interessante perché il contesto è lo stesso, l'ambito è lo stesso, anche se si evidenzia che il nostro Neonerio per ora è l'unico che abbia un'attestazione del patronato su un'intera provincia, l'Hispania Citerior o Hispania Tarraconensis. E allora ci rimane una domanda ancora. Quando è stata incisa questa epigrafe? Beh, evidentemente Gneo Crispo era stato governatore o comunque amministratore in qualche modo della Hispania, e si pensa che la nomina sia avvenuta prima della riorganizzazione augustea delle province ispaniche, perché a un certo punto venne attribuita proprio ad Augusto il governo diretto, diciamo, dell'Hispania Citerior, cioè dell'Hispania Tarraconensis. Allora, in base a una serie di indizi anche di tipo paleografico, come il fatto che l'ordinazio sia fatta in modo ad asse centrale, il tipo di marmo, eccetera, si pensa che si possa datare questa epigrafe agli anni iniziali del Principato, cioè dopo quel 27 avanti Cristo in cui Augusto ha assunto il potere su se stesso. Allora, rimane la domanda clou, ma quindi è importante questa epigrafe? Forse non è difficile rispondere dopo aver detto tutte queste cose, che sembrerebbero quasi impossibili da dire se non ci fossero tutta una serie di studi di contesto importanti. Naturalmente rimangono una serie di interrogativi,
Per esempio, perché questo personaggio è stato così importante agli occhi degli ispani, dove si trovava la sua domus, e dice lo studioso, certo, la tentazione di riferire proprio all'Aventino questa domus di Gneo Nerio è forte perché sia per il ritrovamento in loco, non sappiamo se è stata trasportata da altre parti, sia perché l'Aventino è un colle che negli ultimi 10 anni è stato molto studiato e si stanno individuando anche una serie di luoghi, tentando di ricostruire una serie di luoghi. Tra l'altro l'Aventino è particolarmente legato alla Spagna e a Tarragona, perché una serie di personaggi importanti come un certo Sura, Licinio Sura, che ebbe un ruolo decisivo anche per la nomina al Principato di Traiano, di origine pure ispanica, abitavano proprio in questo territorio. Quindi c'era una specie di comunità ispanica particolarmente legata all'Aventino. E quindi questo pezzo di storia, come l'abbiamo chiamato, potrebbe incastrarsi nel puzzle che si sta componendo della storia di Roma, legata in particolar modo a questi luoghi. Penso che questo aiuti a capire anche il gusto e il desiderio di elaborare in un laboratorio epigrafico un'epigrafe come questa, apparentemente semplice ma importante, perché sull'Aventino non ci sono solo le rose.